Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sono qui all'anfiteatro con l'assessore Pancrazzi, il professor Giacomo D'Amato, noi degli Amici di San Giuliano. Siamo qui per appunto capire quali sono i prossimi passi. Allora, sono stato diciamo organizzata la riqualificazione dell'area, la messa in sicurezza in due lotti funzionali. Su questa cartina qui potete vedere in giallo i lavori che interesseranno il primo lotto e in azzurro quelli del secondo. Ve li vado a spiegare meglio. Il primo lotto sostanzialmente prevede la messa in sicurezza dell'area e a seguito del fine dei lavori sarà comunque aperta l'area alla fruizione, con solo la parte dell'anfiteatro e dietro l'anfiteatro inibita alla circolazione, tutto il resto sarà percorribile. E come operazioni ci sono sostanzialmente la rimozione delle parti che possono causare pericolo e quelle più vecchie da rimuovere perché non sono più funzionali, come il WC che era in quella zona là e l'impianto di illuminazione che è vetusto. Verranno messe delle nuove staccionate sui confini per rendere sicuri appunto i confini e verranno messe anche delle dei cartelli diciamo per vietare l'ingresso nella zona dietro l'anfiteatro con dei paletti a catena per rendere comunque possibile l'accesso poi a eventuali lavori con mezzi, e anche in quella direzione là dove da chi scende dal sentiero troverà appunto dei paletti con delle catene per avvisarlo che il parco dell'anfiteatro sarà chiuso negli orari serali. Poi la seconda parte invece è un pochino più consistente perché prevederà la staccionata dietro in cima all'anfiteatro per evitare che le persone possano andare dietro dalla vetta, la messa in ripristino del tondo dove erano del piazzale tondo, sì, dove erano venute via alcune pietre, e il cordolo che va risistemato, e poi anche la sistemazione della terrazza qui giù. La staccionata che verrà ripristinata è come era prima, no? Una staccionata di legno come era prima. Prima c'era una staccionata di legno tutto in cima. Sì, dovrebbe essere fatta come quella che c'è qui, nel come senso quella a, okay, quella che a X o al limite con solo la. Ok. E invece la chiusura della parte dietro verrà fatto con dei cartelli e delle catenelle. Due paletti, catena e il cartello con divieto d'accesso per area a pericolo franco. Anche per chi scende giù dal passo di Dante, giustamente. Sì, quello lì. Allora, il sentiero è grosso modo questo e troveranno dei cartelli proprio all'imbocco qua. Sì, sì. E, però col discorso che avendo eliminato al momento l'impianto luminoso, chiaramente questo sarà chiuso la sera. Sì. Nella fase 2 ci sarà poi anche l'illuminazione nuova. Okay. Vabbè, sarà chiuso questo sera, d'inverno, d'estate si può andare anche fino a un'ora. Sì, fino la sera, nel senso tardi. Finché c'è luce, certo. Sì, 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 certo. E questo qua invece sarà chiusura permanente. Quello è il pezzo per andare dietro. Quello che dà l'accesso al dietro. Ah, sì, questo sì, non sì, c'è sì, orario, sì, questo è chiuso sempre. Sì, sì, due paletti col cartello e scritto di accesso. La prossima settimana iniziano i lavori e quindi l'area sarà completamente chiusa. Sì, sì, l'area viene chiusa. Per circa tre settimane. In tre settimane, dalla quarta in poi, sarà riaperto
tranne. Male comunque la struttura rimane, cioè rimane è uguale. L'unica parte che nel, diciamo, a cui non si potrà accedere, appunto, sì, al di là del sì, dietro, sì, che è quello dietro. È dal solo il prato, dal piazzalino in poi non ci si può andare. I lavori previsti in due fasi, poi la seconda fase ora effettivamente c'è da vedere quando si riuscirà a farla partire, non fra 3 anni, nel senso comunque sia nell'arco di qualche mese penso ci si lavorerà per riuscire a farla almeno dopo l'estate, per lasciare l'estate fruibile dai cittadini, perché chiaramente quando si fa la fase 2 qui bisogna richiudere di nuovo un'altra volta, e aveva poco senso aprirla magari una settimana o un mese e poi richiuderla subito dopo. Voglio entrare nel merito del progetto e delle scelte, perché non mi sembra carino, voglio dire, se qualcuno ha fatto questa ipotesi vuol dire che ci ha lavorato, vuol dire che ha analizzato pro e contro, quindi non voglio entrare. Io dico solo che le transenne cerchiamo di limitarle al minor tempo possibile, questo. Non vorrei che poi diventassero una cosa molto lunga, allora come quella che è stata qui, no? È stata qui 3 anni, giustamente per riaprire questa parte, per poterla fruire, per non andare nella zona di pericolo, certo. Ma insomma di decoroso non c'aveva neanche. Sì, le transenne sanno di... Sì, quando... Cantiere! Sembra che siamo polemici, ma noi abbiamo vissuto il parcheggio nel parterre con delle transenne che sembravano delle gabbie di conigli. Ora nella baracchina abbiamo tutta la rete elettrosaldata che impedisce ai vandali di andare a rompere la baracchina. Io capisco che ci sono delle utilità, ma ci sono anche delle brutture forti. Ecco perché rimarchiamo queste cose, non perché vogliamo essere noiosi, perché ci abbiamo avuto già un'esperienza negativa. Un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà.